Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di internet, o meglio parliamo di quando internet non funziona, che è uno dei problemi più comuni all'interno della nostra casa. Con il metodo che io vi sto per dire, voi all'80% risolverete il problema e nel restante parte di possibilità saprete che cosa dovete fare e non brancolerete nel buio alla ricerca di una soluzione sul web. Quindi partiamo subito perché sennò questo video diventa lunghissimo. Abbiamo detto internet non funziona. La prima domanda che dobbiamo porci è questa: gli altri dispositivi in casa sono connessi? Se la risposta è no, vuol dire che il problema non è del nostro dispositivo o del nostro computer, bensì arriva dal router. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è riavviare il router. Lo riavviamo, per riavviarlo basta staccare la spina, aspettare 10 secondi e ricollegarla. Se il problema continua a non essere risolto, chiamiamo il provider, quindi chiamiamo Fastweb, Vodafone, TIM, quello che abbiamo, perché il problema è loro e noi non c'entriamo nulla. Se invece la risposta alla prima domanda, cioè se gli altri dispositivi sono connessi, è sì, allora dobbiamo capire che cosa succede, perché il problema è solo del nostro dispositivo, solo del nostro computer. Iniziamo con un controllo di integrità dei cavi, se ci colleghiamo con il cavo, o controlliamo che il wifi sia attivo sul router e sia attivo anche sul nostro computer. A volte la soluzione più semplice è quella che è la migliore. Magari ci siamo solo dimenticati di attivare il wifi, oppure c'è un cavo che per qualche motivo è stato scollegato. Se non troviamo nessun problema, riavviamo subito il PC. Lo riavviamo, o anche il telefono, lo riavviamo e vediamo se internet funziona oppure no. Non funziona ancora? Allora ci serve un'altra cosa da fare. Io in questo caso mi avvalgo del prompt dei comandi di DOS. Perché? Perché DOS lavora a un livello molto basso del sistema operativo, quindi poche cose vanno a dargli fastidio. E soprattutto con DOS si evita di dover andare a ricercare menu in giro per Windows che ogni volta che cambia la versione vengono spostati, addirittura a volte con gli aggiornamenti vengono spostati e non si trova mai l'opzione che si cerca. Quindi io uso DOS anche perché due comandi sono semplicissimi da ricordare, comunque io ve li faccio vedere. Utilizziamo il comando ping. Cosa serve il comando ping? Semplicemente il comando ping chiama un dispositivo o addirittura un sito web e gli dice ci sei? E questo dispositivo gli risponde sì oppure no. Utilizziamo il comando ping per chiamare il router. Come facciamo a scoprire come si chiama il router? Beh, è molto semplice. Scriviamo ipconfig. Vedrete che in corrispondenza con la scritta gateway c'è un numero, o meglio quattro numeri separati da dei punti. Questo è l'indirizzo del nostro router, quindi scriviamo ping e il numero o i numeri che compaiono in corrispondenza alla scritta gateway. Il router mi risponde? Se la risposta è no, vuol dire che ho dei problemi. Quali sono i possibili problemi? O ho un cavo danneggiato o scollegato. Scollegato no, perché abbiamo già controllato, però potrebbe essere danneggiato il cavo. Anche se è una cosa che capita veramente raramente. Scheda di rete non funzionante, quindi si è spaccata la scheda di rete. Anche questa è una cosa che capita veramente molto di rado. Una cosa invece che capita spesso è che i settaggi della scheda di rete sono sbagliati o per qualche motivo si sono da soli cambiati. Può succedere. Cosa devo fare? Per capire se sono i settaggi della scheda di rete, posso provare a passare dal wifi al cavo oppure viceversa. Quindi se sono collegato col wifi passo al cavo, se sono collegato al cavo, col cavo passo al wifi e vedo se funziona. Se non sappiamo smanettare con i settaggi della scheda di rete, chiamiamo un esperto, un amico, qualcuno che ci aiuti in questo caso. Non c'è altra soluzione. Se invece il ping al router mi risponde, cosa molto più... cioè di solito capita così, il router risponde, allora provo a chiamare qualcun altro fuori da casa mia. Io inizio sempre col chiamare un server di Google. Un server di Google con un indirizzo molto semplice da ricordare. Sono semplicemente 48. Quindi faccio il comando ping 8.8.8.8. Mi risponde? Se la risposta è no, allora torniamo all'errore di prima. Cioè ci sono dei settaggi sbagliati nella scheda di rete. E anche qua posso provare a passare dal wifi al cavo o viceversa e vedere se per caso funziona. Se invece la risposta è sì, allora la cosa che dobbiamo fare è provare il comando ping direttamente su un sito. E anche qui io uso Google, quindi pingo direttamente www.google.it. Mi risponde?
Se la risposta è no, vuol dire che ho un problema con i DNS. Che cosa sono i DNS? DNS è un acronimo di Domain Name System. In pratica è il server che traduce le lettere in numeri. Come abbiamo visto, tutti noi abbiamo un indirizzo, tutti i siti in realtà hanno un indirizzo che viene tradotto in lettere. Quindi, quando noi scriviamo www.google.it, il nostro browser si collega a questo server, al server DNS, e il server DNS traduce la parola google.it con dei numeri e il nostro computer va. Se ci sono dei problemi con i DNS, non si riesce più a fare questa traduzione, e allora cosa succede? Se noi chiamiamo direttamente l'indirizzo del server, come 8888, ci risponde. Se invece chiamiamo il sito, non ci risponde. Se sappiamo smanettare con i DNS, oppure vogliamo provarci, cerchiamo una guida, proviamo a smanettare con i DNS. Se no, chiamiamo qualcun esperto che ci venga a controllare i nostri DNS. Poi, se volete un video dedicato ai DNS, ne ho già parlato in un video vecchio, magari ve lo linko in descrizione, ne facciamo uno dedicato. Immaginiamo però che il sito mi risponda, cioè Google mi risponde. Questo vuol dire che il PC è connesso, ma non naviga. Quali possono essere i possibili problemi? Beh, in questo caso i problemi possono essere tanti. Primo problema, il firewall blocca il browser. Quindi dobbiamo provare a disattivare momentaneamente il firewall, volendo anche l'antivirus. Oppure il nostro browser non funziona. Quindi se usiamo Chrome proviamo a passare a Firefox o a Edge, se usiamo Firefox proviamo a passare a Chrome, così capiamo se è solo un problema di browser, e questo sarebbe bellissimo, perché vuol dire che dobbiamo solo disinstallare un browser e siamo a posto. Un altro possibile problema è che io ho un malware che mi blocca la connessione a internet, e in questo caso posso effettuare una scansione con un antivirus per capire se ho un problema. Il problema persiste? Dopo che abbiamo fatto tutte queste prove, contattiamo un esperto e spieghiamogli passo passo tutte le prove che abbiamo fatto, e lui sarà sicuramente felice, perché nemmeno lui brancolerà nel buio. Detto questo, io spero di essere stato chiaro. Vi lascio questa mappa concettuale in descrizione, potete scaricarvela da qui o direttamente sul mio sito uomodicasa.it. Per qualsiasi domanda non esitate a scrivere qui sotto nei commenti. Se c'è qualcosa di particolare che volete chiedere o a cui volete una spiegazione più dettagliata, chiedetemelo e magari faccio un video dedicato sull'argomento. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, e ci vediamo al prossimo video.